Che dovevo Eh, non dire? so, cioè. Elisa Fanti è nata nel 1980, un'annata importante per diversi motivi. La vendemmia è stata tardiva, con uve di eccellente qualità, e ciò ha permesso all'azienda di imbottigliare per la prima volta il Brunello partendo con un'annata giusta. Sempre nel 1980 il Brunello da DOC è diventato DOCG. Il babbo di Elisa, Filippo Baldassarre Fanti, detto Sarrino, è stato per 9 anni presidente del consorzio del Brunello. Attualmente lei è l'unica rappresentante femminile nel CDA. Buongiorno Elisa. Ciao Andrea, buongiorno. Allora, siamo nella tenuta Fanti. Sì. Noi qui siamo in quale parte di Montalcino, in quale versante? La zona sud di Montalcino, sì. Sud-est particolarmente, e è la zona che da Montalcino porta verso il Monte Arenata, quindi proprio sulla che strada sta. Noi ci abbiamo dietro le colline, quindi che porta verso la montagna, e è la zona un po' più... calda del territorio di Montalcino, noi e la zona di Sant'Angelo è la zona un po' più a sud, quindi un pochino più calda, ma molto collinare, quindi ci sono anche delle alture e non soffriamo così tanto anche il calore. Qui c'è un'escursione termica molto importantissima, importante, cioè infatti. Una volta che è calato il sole, sì. La temperatura qui precipita. Sì, è una zona molto con queste escursioni molto forti, per questa vallata specialmente, spesso ventosa, come sì. Montalcino. Sì, in generale. Per cui, diciamo, è una zona che dà belle maturazioni anche nelle uve, ma senza avere particolari problematiche dovute a sovramaturazioni. Sì, perfetto. Siamo nella parte vecchia, sì. Cioè quanti anni c'ha? Questa ha 45 anni, vigna Le Macchiarelle si chiama, perché prende il nome dal podere, e è la prima vigna che ha piantato mio babbo negli anni fine anni 70, sì. Quindi Sangiovese. Sì, Sangiovese, questo è il vecchio Massale Talenti, il Sangiovese grosso, sì, tipico proprio di quello di Montalcino. Questo ci viene fatta una selezione riserva. Sì. Sì. Che proprio si chiama Vigna Le Macchiarelle e sì. Viene appunto vinificata separatamente e come una riserva invecchiata 6 anni, sono massimo 5.000 bottiglie nelle annate buone. Sì, perché complessivamente voi quanti vigneti avete? Complessivamente abbiamo 50 ettari di vigna, 50 ettari. Tutti in questa zona, nella sì. Zona appunto a Brunello quanti? 8. E il resto sono? Il resto abbiamo circa 15 a Rosso di Montalcino, Montalcino. Il resto è scritto alla DOC Sant'Angelo. Ok, mentre invece Brunello abbiamo detto Brunello riserva. Sì. E Brunello. Sì, noi Brunello facciamo una riserva, annata. Facciamo una selezione e è la zona una zona molto vocata per il Sangiovese. Ecco, che caratteristiche ha? Allora, qui è molto ricca di galestro, quindi sì. Sono vini che hanno una spiccata mineralità, cosa sì. Che a me piace tantissimo nei vini, io l'apprezzo molto. E comunque, essendo appunto una zona
abbastanza, diciamo, una zona sud, Sì. c'è anche una maturazione importante, quindi abbiamo i tannini sempre molto maturi, rotondi, morbidi, quindi sono vini che messi in legno si Quindi complessano è un molto bene. sangiovese molto Un sangiovese molto caratterizzato. caratterizzato, sì, assolutamente, sì. Riusciamo a mantenere l'acidità perché comunque siamo a 350 metri, quindi non Insomma, quindi, bassissimi. certo. E, però la caratteristica che mi piace di più è questa mineralità. Quando negli ultimi anni, mediamente, la vendemmia. Iniziamo sempre non prima del 20 di settembre. Allora Elisa, parliamo un po' di questo Sì, 2018, sì. un'annata che a Montalcino è molto, molto discussa, insomma, Sì. no? Per te che cosa ha significato fare il 18? Cioè, è stata un'annata sicuramente Non piovosa, semplice, sì. non semplice, però i conti bisognerebbe sempre farli con il vino, Sono d'accordo con te, e non con assolutamente, l'annata, cioè, nel assolutamente. senso che noi beviamo il Brunello, non beviamo l'annata più o meno Sono pienamente d'accordo. piovosa. Io credo che in questa annata si è visto molto la mano del Del viticoltore. produttore. E è stata un'annata sicuramente difficile. Noi, per esempio, non abbiamo prodotto la riserva nel 18 perché non aveva la struttura Giustamente, idonea. sì. Però abbiamo selezionato tanto in vigna, si è vendemmiato in tre passaggi, abbiamo scelto proprio i grappoli più Cioè, quello importanti. che è arrivato in bottiglia Era il meglio del è il 18. meglio di quello che tu hai trovato nel Assolutamente. vigneto nel E devo 18. dire che a me non dispiace per niente. Cioè, io sono contenta di avere un 18. Sì, ho assaggiato tanti Brunelli 2018, ora ben proprio Brunello, e la qualità è comunque alta. Sono vini molto fini, molto Ma eleganti. io però sono convinto che questo vino, per come si presenta, non è vero che non sia un vino in grado di invecchiare. Io sono convinto che questo 18 sia un vino che ne riparliamo Assolutamente tra sì. 10-15 anni e darà Assolutamente molte sì. soddisfazioni, I nostri sicuramente. vini, i Brunelli, si presentano sempre abbastanza pronti. Puoi dire pronto per un Brunello è un po', però È un po', diciamo sì. pronti da degustare perché noi facciamo un anno e mezzo di bottiglia prima di uscire in commercio. Certo, 2 anni e mezzo con la riserva. certo. Quindi noi facciamo già un affinamento in bottiglia tale che il vino non abbia spigolosità Ma al infatti momento in cui esce in non ce commercio, no? n'è. Tu, come tanti altri, avete messo a punto dei Sì, protocolli, c'è un'esperienza acquisita, capito? Per cui anche nell'annata più complicata uno riesce a fare un Brunello che è un Brunello, insomma, no? è solo 18. A me 18 è piaciuto, cioè buono, ma è un'annata che andava a interpretare in un certo modo. Cioè, hai detto che è un'annata difficile, però con un minimo di attenzione si riesce a vedere cose abbastanza. Però io dico che uno deve giudicare il film, non l'annata. Certo, sono d'accordo anch'io. Certo, no, sono d'accordo anch'io. Infatti è una cosa, meno male, arrivava le stelle. Cioè, capisce, sa, le chiama per nome quasi le vigne, proprio perché ci sta aggiornata. Per cui lui, l'esperienza sua, ti aiuta a capire come muoverti poi, no? Anche nelle vendemmie, Papà decidi. Sarrino, Sarrino. eh La tenuta di Elise e Sarrino Fanti dà una delle versioni più accreditate del Brunello che nasce nel terroir di Castelnuovo dell'Abate. Adesso, dopo aver parlato delle diverse sfaccettature dell'annata 2018 nei diversi areali, la nostra esplorazione del vino di Montalcino approfondirà altri temi. Stiamo lavorando alla nuova serie. A presto!